Una storia d'amore che è attraversata in tutti i periodi della sua vita, in tutti i suoi momenti, e che nasce, quello che vede il pubblico nasce dalla domanda se è opportuno avere un figlio oggi, quindi che cosa significa generare dei figli in quest'epoca, dove per quest'epoca intendiamo sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista di a che punto è arrivato l'uomo rispetto alla sua capacità di amare, quindi che cosa significa amare se adesso siamo in quest'epoca così confusa, siamo in grado di riuscire a fare, quindi amare un'altra persona, amare il pianeta. E loro i figli non li fanno, già. E così è il loro codice genetico che non sopravvive, per cui la gente è sempre meno attenta, sempre meno informata. E ci sono un uomo e una donna su un palcoscenico nudo, e infatti il testo ha una didascalia all'inizio che è molto interessante, in cui si dice che deve essere messo in scena assolutamente senza scenografia, senza attrezzeria, senza mobili, senza cambio di costume e senza soprattutto azioni mimate. Quindi si tratta di una sorta di lunghissimo ininterrotto dialogo che attraversa gli anni. Sono scordato, scusa. Che vuol dire scordato? È martedì. Abbiamo una riunione. Da una problematica molto concreta come quella di avere o no un figlio, poi partono una serie di problematiche più ampie a livello anche concettuale, di responsabilità umana, di osservazione del mondo, e accanto a quella sulla paternità c'è anche una problematica molto centrale, che è quella legata all'ambiente, legata all'inquinamento, alla possibilità di avere un futuro